Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. L'UE discoverde alle misure di Renzi, la BCE dall'Italia nessun progresso sulla riduzione del deficit. In Siria l'ONU danni irreversibili al patrimonio artistico. Disco verde dalla Commissione europea alle misure lanciate ieri dal governo Renzi, in particolare sulle riforme strutturali e istituzionali, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e gli interventi sul mercato del lavoro. La Commissione però chiede di rispettare gli impegni assunti nell'ambito del patto di stabilità e di crescita. La BCE bacchetta l'Italia. Finora non sono stati compiuti progressi tangibili verso ulteriori misure di risanamento e per il taglio del debito. Per l'Istituto di Francoforte è importante effettuare gli interventi previsti dal patto di stabilità. I tassi resteranno bassi a lungo, la BCE è pronta inoltre ad azioni risolute se necessario. E allarme in Siria per il patrimonio artistico. A lanciarlo il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il direttore dell'UNESCO, l'inviato dell'ONU e della Lega Araba. L'ONU ha condannato l'uso di siti storici a scopo militare, tra cui 4 patrimoni dell'umanità, tra questi Palmira e Crac dei Cavalieri, chiesto alle truppe di governo e ai ribelli siriani di interrompere la distruzione del patrimonio artistico. L'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica ha sospeso il processo di adesione della Russia all'OCSE per via della crisi ucraina. Dura con Mosca Angela Merkel, l'intervento in Crimea è una violazione del diritto internazionale. L'Europa sosterrà le repubbliche ex sovietiche che rischiano l'aggressione russa. Pregate per me la richiesta di Papa Francesco ai fedeli contenuta nel tweet che Bergoglio ha lanciato dal suo account da Ariccia. Il pontefice si trova nella casa dei Paolini ad Ariccia, dove segue gli esercizi spirituali con i cardinali e i vescovi. Il rientro in Vaticano in pullman come l'andata è previsto per venerdì. Sonni difficili per gli italiani ai tempi della crisi. Tra gli abitanti del bel paese lo stress percepito è più che raddoppiato. I numeri arrivano da un sondaggio su un campione di connazionali fra 18 e 70 anni. Ebbene 12 milioni di over 18 dormono poco e male, si svegliano spesso e non riescono a riposare bene. Anticipo di primavera sull'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre che garantirà nei prossimi giorni tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Le temperature sono previste in progressivo aumento con punte fino a 20 gradi, soprattutto al nord. Sulle Tirreniche instabilità prevista solo sulla Sicilia.